L'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, nata nel 1949, 2 anni dopo il riconoscimento di Israele, è priva di fondi ed è a un passo dalla paralisi. Una crisi economica, ma dalle cause profondamente politiche. Lo ha denunciato da Gaza il commissario generale Philippe Lazzarini. Per la prima volta nella storia dell'agenzia non abbiamo più liquidità a disposizione per coprire le spese da qui alla fine dell'anno. L'agenzia offre aiuti primari a 5,6 milioni di palestinesi, discendenti di quanti furono espulsi in seguito alla creazione dello Stato ebraico. Per loro ai disagi causati dal blocco israeliano si sommano i problemi provocati dalla pandemia. Il Covid si sta diffondendo e sta colpendo l'intera popolazione che deve affrontare questo oltre a tutte le altre sfide causate dall'isolamento, dalla disoccupazione, dalla povertà e dalle politiche di divisione. I problemi di bilancio dell'agenzia, che gestisce 700 scuole tra Giordania, Libano, Siria e Palestina, si sono aggravati nel 2018 quando gli Stati Uniti hanno ridotto il proprio contributo da 350 milioni di dollari annuali a soli 60.